Segnali di serenità emergono dalla seduta di allenamento del Pescara di questo pomeriggio. Massimo Oddo e Cristian Galano sorridono e si abbracciano e scacciano via i dissapori emersi nell'ultimo match col Frosinone, quando l'attaccante non avrebbe preso bene un richiamo dell'allenatore che lo sollecitava ad una maggiore collaborazione in fase di ripiegamento. Uno dei tanti problemi che stanno costellando l'inizio di stagione dei biancazzurri, ultimi in classifica con appena un punto e reduci da 4 sconfitte consecutive, che oltre ad alcuni limiti tecnici hanno messo in evidenza una fragilità che si è tradotta nella grande facilità degli avversari ad andare in gol, concludendo in area piccola a porta vuota. Una sensazione quasi di impotenza che il difensore Scognamiglio spiega così. C'è qualche problema forse mentale, perché si vede, sbagliamo delle cose elementari, quindi in questo momento ci dobbiamo solo assumere le nostre responsabilità e solo noi squadra possiamo venirne fuori da questa situazione brutta, come dicevi tu. Vedo delle difficoltà che noi giocatori in questo momento abbiamo e non riusciamo a reagire. Segnali di distensione anche dopo le parole pronunciate dallo stesso Oddo, che suonavano come un jacuzzi ai giocatori. Ci sono purtroppo dei giocatori che non riescono ad approcciarsi bene alla partita. Vorrà dire che io farò delle scelte in base a quella che è la personalità e la voglia di lottare, la voglia di stare attaccati ai risultati, non sicuramente per le presenze che hanno in Serie B o i gol che hanno fatto o quello che hanno fatto in carriera. Perché se io metto un giocatore come Belloni, che corre, non so, è entrato al primo tempo, che corre per 45 minuti dietro a tutti, noi abbiamo bisogno di quello in questo momento, abbiamo bisogno di gente che dà l'anima. Oddo e i calciatori provano a lasciarsi tutto ciò alle spalle, la società continua a dare fiducia al tecnico, ma ora servono i punti, la gara di Lecce di lunedì prossimo incombe e sembra un match proibitivo per questo Pescara, che intanto prova a riguadagnare serenità e quasi potrebbe essere utile il test di dopodomani, ore 18 al Tardini, dove i biancazzurri sfideranno il Parma dell'ex capitano Brugman in Coppa Italia. Un impegno senza pressioni per cercare di riguadagnare un po' di autostima. Intanto l'infermeria registra un movimento in uscita, il ritorno di Bellanova che si è negativizzato ed ha superato il Covid e uno pesante in entrata. Mirko Drudi sarà lontano dai campi per un bel po' dopo la forte distorsione al ginocchio, riportata sabato.